terza e ultima parte di Controfuga, proiettiamoci e parliamo di Serie B, parliamo di Aquadion e di Cesport. Iniziamo con Capitan Grimaldi. Ciccio, tu da capitano ormai ne hai vissute tante di stagioni alla guida della Delbo Aquadion, tante stagioni diverse, tanti gruppi diversi. Ti chiedo un'analisi su questo gruppo, dall'interno come lo vedi questo nuovo gruppo che si sta plasmando? Molto forte, molto forte. Abbiamo preso i giocatori che sono abituati a giocare in categorie superiori, quindi è aumentata anche l'esperienza, quindi è cambiata più o meno quasi metà squadra. Io quest'anno punto sull'Avion. E siete capitati in un girone un po' difficoltoso, almeno così si dice, rispetto al girone 4. Qual è la differenza tra il girone 3 e il girone 4? Forse, anzi sicuramente, il girone 3 ci sono squadre un po' più preparate dal punto di vista del nuoto e anche tecnicamente forse c'è qualche squadra un po' più forte. Però devo dire la verità, è meglio, infatti abbiamo avuto l'esperienza l'anno scorso ai playoff, incontrare queste squadre stesso nel girone e fare anche un po' di esperienza inizialmente, perché poi comunque i due gironi si devono scontrare e quasi sempre sono le squadre del girone 3 che hanno la meglio. Anche l'anno scorso, anche la seconda del girone 3 ha vinto. Quindi noi non abbiamo nessun problema sia dal punto di vista tecnico che della preparazione, perché il nostro allenatore è preparatissimo, non abbiamo problemi quest'anno. E tu tra quanto tempo ti potremmo rivedere in acqua? Vabbè, il campionato inizia a gennaio, vediamo se ce la faccio. Dai, facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, club, invece vai. Alessandro, c'è Sport che sarà inserita nel girone 4 e poi tu hai giocato già proprio con l'Avion qualche anno fa. Che cosa serve invece a questa c'è Sport per raggiungere l'obiettivo dichiarato della salvezza? Beh, sicuramente la preparazione a livello di nuoto, perché comunque sappiamo il girone 4 è un girone che se sei preparato atleticamente e con un buon organico puoi salvarti facilmente. Stiamo puntando proprio a questo, ci stiamo preparando da settembre, sia in acqua che fuori, e con una 5-6 innesti che abbiamo fatto cercheremo di raggiungere il prima possibile questa salvezza. Ci puoi presentare i nuovi acquisti del tuo club? Avete il Mancino, Palermovic? No, ma non è Mancino. Ma. Ah, non è Mancino? Io no. Lo sapevo che era Mancino, no? No. Ambidestro. Ambidestro. abbiamo preso Luigi Elmo, che è 93 se non sbaglio, dal Pomigliano. Davide Truppa è tornato a giocare dopo un anno di inattività. Poi... è venuto Daniele Palermo, che è un'incognita, e poi dai, un'incognita, quello che doveva dimostrare l'ha dimostrato, non so quando ha dimostrato. Va bene, ma è un'incognita sotto quale punto di vista, scusa? Beh, diciamo che è un mezzo flop, come Milosevic quando andò al Parma. Vabbè, platealmente prendendo. No, vabbè, scherzi a parte, bravissimo ragazzo, ci può dare una grande mano, perché comunque le sue esperienze se le ha fatte. E poi abbiamo preso anche Corrado Sasso, 88, che comunque è un giocatore che in Serie B ha grande esperienza e ci può dare una grande mano. Inoltre poi sono venuti anche alcuni prestiti alternativi dal Posillipo, sono Manuel Occhiello, Pasquale Nina, e poi non so se se ne aggiungeranno degli altri. Comunque il nostro obiettivo è la salvezza, e se magari qualcosa in più, ben venga. E allora, in bocca al lupo anche a Cesport di Peppe Esposito, che noi sempre salutiamo. Ed in bocca al lupo davvero, e noi andiamo avanti perché è arrivato il momento di una nostra rubrica che l'anno scorso andava fortissimo, sì, poi l'abbiamo sostituita con l'intervista fotografica, ma stavolta vogliamo riproporvela a due giocatori giovani, lo vedete già inquadrato, uno è Paride Saccoi e l'altro è Umberto Esposito. Allora, partiamo subito. Presentatevi brevemente. Vai Umberto, comincia tu. Sono Umberto Esposito, ho 18 anni e gioco alla Canottieri Napoli. Il mio ruolo è difensore,
Niente, questo è il mio primo anno che faccio in A1. Ottimo. Pari de Saccoia, 24 anni. Gioco nel Posillipo, attaccante, il mio settimo anno in prima squadra. Presentate brevemente l'altro. Vabbè, Pari de Saccoia è un giocatore di esperienza ormai di A1, e come sappiamo tutti è un giocatore tecnicamente molto, molto bravo. E diciamo quello che mi piace più di lui è che ogni partita riesce a dare sempre il massimo. Beh, grazie. Diciamo che ancora non si conosce bene lui come giocatore. Io comunque l'ho seguito anche negli anni passati, anche in A2 con la Canottieri, e già ci ha messo in difficoltà con la prima squadra, quindi un grosso in bocca al lupo e speriamo che si metta in mostra nei prossimi anni. Beh, siete reduci dal derby l'uno contro l'altro, chi ha giocato meglio? Paride. No, lui, sicuramente lui. No, sicuramente lui. Dai, non facciamo troppo diplomatici. No, la Canottieri, già l'ho detto, ha giocato benissimo la Canottieri. Noi un po' meno bene, però comunque abbiamo dimostrato la nostra forza. Beh, anche io penso che la Canottieri ha giocato bene, però forse individualmente abbiamo giocato un po' meno bene. Va bene, chi meritava la vittoria, però insomma l'avete più o meno detto, entrambi. Chi meritava la vittoria? No. Ah, noi abbiamo vinto, non veniva. Così. Va bene, va bene. Un vostro pregio? Umberto, diciamo, non ti viene in mente niente? No, che comunque mi impegno sempre in qualsiasi cosa che faccio. La lealtà. Infatti dopo la partita, ma penso un po' di tutti, specialmente in questo derby, ho visto questa cosa molto bella, che a fine partita comunque c'è stata una stretta di mano di tutti, in pubblico, in festa, quindi tutti contenti, diciamo. Un vostro difetto? Forse un po' timido. Ci può stare anche per me. Ti associ, pare? Sì. Siete entrambi giovanissimi, cosa farete da grandi? Ma da grande spero comunque di continuare a giocare in A1, e spero magari sempre con la Canottieri, ma per quanto riguarda il lavoro spero magari un giorno di laurearmi, non so, magari in ingegneria. Il futuro dopo la pallanuoto? Sì, certo, fine carriera. Vabbè, non penso di voler fare l'allenatore in futuro. Io sto comunque a un esame dalla laurea in economia. Spero quindi in una carriera dirigenziale al massimo nella pallanuoto, però cercare anche di fare altro nella vita. In Italia la pallanuoto è considerata uno sport minore. Lanciate una proposta per equipararla al calcio o perlomeno ad avvicinarla. Io penso che si dovrebbe fare molta più pubblicità, come la si è fatta ad esempio per il derby, magari si potrebbe fare anche per tutte le partite di campionato, per attirare fuori le scuole, magari i bambini, si potrebbe attirare molta più gente per le partite di pallanuoto. Invece vediamo che il sabato magari una partita di campionato normale, che non sia il derby, ci sono sempre le stesse persone, non aumenta mai il numero di persone. Quindi più pubblicità. Sì, sicuramente un bel piano marketing bisognerebbe fare per la pallanuoto, proprio a livello dirigenziale, come è stato fatto per il rugby, che alla fine la nazionale è molto seguita. Io porto sempre da esempio il rugby, che per anni ha comprato una pagina della Gazzetta a settimana, adesso quando ci sono le partite della nazionale la Gazzetta fa due pagine, perché ormai è seguita, quindi ci dovrebbe muovere in questo senso, anche perché molte persone non sanno neanche quando giochiamo, a che ora, anche se vorrebbero seguire le partite. Il primo ricordo che avete di questo sport? Il primo ricordo è il primo proprio è quando il mio allenatore mi venne a accogliere dal nuoto e disse: vuoi fare pallanuoto? E da lì, diciamo, è iniziata la mia passione per questo sport. Il primo ricordo mio è quando ero spettatore al circolo di partite giovanili dove giocava mio fratello, e da lì ho capito che anch'io volevo giocare.
La prima grande emozione che vi ha regalato? La prima più grande emozione è stata per me la vittoria dei mondiali nel 18. Detto niente. Vabbè, ce ne sono comunque tante. Cioè, sì, sì, lo scudetto giovanile, il primo scudetto giovanile è stata una grande emozione. Anche il secondo posto ai mondiali negli Stati Uniti è stata una bella esperienza, una grande emozione. Perez è a Ballando con le Stelle. Se vi proponessero il Grande Fratello? Non penso che sono il tipo di una trasmissione di questo genere. No, non li stimo molto quelli che partecipano al Grande Fratello, quindi non credo accetterei. Vi piacerebbe un futuro in televisione, ovviamente in un altro programma, una cosa che vi piacerebbe fare? Ma questi reality sinceramente non mi piacciono molto, magari una trasmissione sempre sportiva mi piacerebbe. Ma tempo perso si potrebbe anche fare, però non come prima professione, sì, qualche comparsata, no? Qualcosa di simpatico. Va bene. Quale donna della televisione inviteresti a cena? Ilari Blasi. Ilaria D'Amico. Come? Fateci vedere. Vabbè, magari faccio... Ho beccato due tipi. Sì, sì. Timidissimi, però. Due tipi sbagliati. Ho fatto le domande sbagliate, voi due. Va bene, io andrei avanti. Vai, facciamo un saluto ai vostri tifosi. Beh, un saluto a tutti i tifosi e li ringrazio a tutti per essere stati vicino, soprattutto nell'ultima partita del derby. Un vero saluto di cuore. Vabbè, spero siate sempre più numerosi alle nostre partite e anche un po' più rumorosi come lo sono stati per esempio i tifosi della Canottieri. Grazie ad entrambi, grazie a Umberto Esposito, grazie a Paride Saccoia e abbiamo faccia finito. A faccia questa intervista doppia, sì, però visto che comunque è vero che l'intervista doppia ci piace, siamo legati dallo scorso sì. anno, però ci piace anche l'intervista fotografica. Moltissimo. E allora per non scontentare nessuno, i nostri amici a cui piace l'intervista fotografica, abbiamo fatto una mini, piccolissima intervista fotografica con tre foto e abbiamo preso un personaggio che sui social network ci dà un grande spunto. No, per sì, prendere materiale e stiamo parlando di Sascione Sadovi. Questa è la prima foto di Sascha Sadovi, un po' bimbo minchia, devo dire la verità, sai no chi sono questi qua che allora e questa foto ho ancora la foto simpatica perché eravamo in camera con Andrea Scotti Galletta e Pepe Postiglione e al mattino loro dormivano perché non so se hanno fatto tardi la sera prima, però non entriamo nei particolari. Questa è una zeppata che stai buttando. No, c'è la colazione lì in mano, un vassoio. È una colazione, sì, con frutta, dolci, penso anche del salato. E niente, ho fatto una foto e l'ho postata così le fidanzate e gli amici hanno fatto dei commenti simpatici. E quindi tu stai portando questa colazione a Pepe in camera, Andrea? Sì, sono nell'ascensore, sto andando... Cioè in non, camera. Non si possono neanche lamentare, guarda. Appunto. No, infatti me l'hanno ringraziato poi. Andiamo avanti, ne abbiamo altre due. Andiamo con la seconda foto. Questo è un passo di boogie boogie, mi sembra. E niente, è coordinatissimo. Beh, coordinato è un'altra cosa, però ho provato a fare quello che faceva Vera e naturalmente il maestro Perez è un'altra cosa, ecco, però ci abbiamo provato. Però com'è questa ballerina Sasha, come l'hai trovata? Ah, si muove molto bene, ecco, simpatica. Si muove molto bene, sono diplomaticissimi. Però il punto forte di Sasha è il look. Vediamo la terza foto perché è uno che ha stile, ecco qui. Questa me l'ha suggerita Roberta Fondelli, ricordiamo, sì, tua moglie. È una foto simpatica quest'estate che era una scommessa fatta con un amico che era una foto precedente alla mia. E niente, una foto un po' così come hai detto tu da bimbo minchia, però ma che stai facendo storia. Qua? No, qua la palestra di Camogli e mi stavo allenando con questo mio amico e abbiamo fatto una piccola scommessa che e mi devo dire così.
Vabbè, mi alleno così, sì. va bene. Senti, ma tu vai spesso negli Stati Uniti, quest'anno hai vinto il campionato statunitense lì in America, e ricordo, correggimi se sbaglio, che un anno tu sei andato con Tommy Tamashkasa. Con Tommy, sì, 2 anni fa. Sì. 2 anni fa sei andato negli States con Tommy e vi siete sottoposti praticamente a una prova durissima, ovvero vi siete immersi in questa vasca, in questa gabbia con gli squali che vi girano attorno. No, vasca no, perché eravamo a 30 miglia dalla costa dell'Hawaii e non era vasca ma era l'oceano, e diciamo che stava... No, nella vasca all'interno della gabbia. Era una gabbia. Diciamo che un'escursione che fanno in 5 posti al mondo, mi sembra, a parte le Hawaii, Sudafrica, Australia e altri 2 posti, non so. Nella quale tu vai, prendi una barca, vai al largo e chi vuole, perché poi una volta che arrivi lì non tutti vanno, ti puoi immergere col boccaglio e vedere praticamente gli squali che ti arrivano a mezzo metro dalla gabbia. Squali bianchi? No, squali bianchi per fortuna no, perché sennò romperebbero la gabbia con la musata, ma squali tigre, squali martello, squali grigi. E tutto questo Tommy come era, tranquillo? E Tommy non so se è beccato qualche foto o meno, però diciamo lui è molto alto, nella gabbia faceva fatica a starci, però gli è piaciuto molto anche a lui. E allora? Ringraziamo allora, sì, per essere stati al gioco. Dobbiamo fare gli auguri. Prosegue anche, sì, questa nostra nuova rubrica, gli auguri di buon compleanno. Per avere gli auguri personalizzati di buon compleanno a Controfuga, a pagamento. No, gratis, stai. Ve lo facciamo gratuito. Basta iscriversi, basta richiedere l'amicizia al profilo Facebook Controfuga Luna Sport. Noi chiaramente da lì vedremo chi compie gli anni quest'oggi. Per cui auguri a. Auguri a Giacomo Lanzoni, Valeria Puttini, Antonio Barra, Umberto Vitiello, Massimiliano Sponza, Gianluca Loiacono, Gennaro Tufano e Raffaele Salierno. E quindi auguri. Tanti auguri da parte nostra. Augurissimi. Noi ringraziamo i nostri amici che sono stati qui con noi questa sera. Grazie a Sasha Sadovi. Grazie a voi. Grazie a Paride Saccoia. Grazie. Grazie a Umberto Esposito. Grazie a voi. Grazie a Capitan Ciccio Grimaldi. Ciao, grazie. Grazie ad Alessandro Femiano. Voglio fare un ringraziamento ai nostri tecnici, grandissimi come sempre, Salvio Turco qui alla Cineprese, e poi dietro in regia c'è Federico Scatozza. Grazie mille. E ricordiamo i nostri orari: noi andiamo in onda ogni martedì alle 20:30 su Teleluna e Luna Sport, ed in streaming sul sito www.lunaset.it. E allora, puntata terminata, io vado a salutare subito Paola Verrazzo. Grazie Paola. Grazie a te Gianluca, buonasera a tutti. La prossima settimana. Grazie a voi per la cortese attenzione, amici da casa. Vi rimandiamo al palinsesto sui programmi Luna Sport e Teleluna, come ogni martedì. Vi auguriamo buona controfuga a tutti. Questo programma è stato offerto da